Benvenuti! Oggi facciamo un video sugli Hero Eggs. Gli Hero Eggs, dei mostri con la testa a forma d'uovo, o le uova con la testa dei mostri con dentro dei corpi, con via con la sigla! Che cosa sono? Sono una novità da Giochi Preziosi e noi abbiamo due Hero Eggs, che sono due personaggi, quelli là, giusto Lorenzo? Sì. E poi c'è un playset completo che comprende un Hero Eggs, anzi un Hero Egg, uno solo, e un'ambientazione, quindi in questo caso noi abbiamo Jack Lanterna, Jack O'Lantern, con l'albero di Halloween, la zucca di Halloween e dai, spacchetta tutto, inizia con uno e andiamo avanti, se no il video dura 24 minuti. E cominciamo dalla mummia. Chi è quello? La mummia che si chiama Mortimer. Mortimer. Non si chiama Mortimer, si chiama Mortimer. No. Capito? Il nome deve essere molto più enfatizzato. Prova a dire Mortimer. Mortimer. Hai visto? Molto bello. Si dice Mortimer, sembra quasi simpatico. Ma in realtà lui è un personaggio, credo, simpatico. Vediamo. Eccolo qui. Una volta tira. Ah, ma è morbido! Gommosetto. È gommosetto? Aspetta, vediamo un po' come è fatto. Invece allora, il nuovo che è sentito, però è gommosetto. Eh sì, è un po' gommosetto, sì. Eccolo, aspetta che te si vede la facciaccia tua. Eccolo qua. E quindi questo si aprirà in qualche modo. Eh sì, eccolo, si apre, vedi? Eccolo qua, vai. Apri. E dovrebbe conformarsi il personaggio. Ah, quello l'hai tolto, perfetto. Si può levare, aspetta che lo inquadro forse. Ecco! Aspetta, non si vede nulla. Quello è il corpicino. Aspetta che non sto capendo come funziona questo cavalletto. Eccolo qui. Questo è il corpicino. Con la collezione completa. Ah, questa qui sì. Ok, aspetta. No? Se no, stiamo facendo un disastro, Lorenzo. Come il nostro solito, del resto. Che noi siamo i peggiori in assoluto. Ma perché? Ecco qua, questi sono. Io aspetta che questo sta ancora inquadrando lui. Ok. Questi sono tutti i personaggi che si possono avere. Quindi quando usciranno si potranno avere tutti questi. Guarda quanti sono, sono tantissimi. Sono 12. 27. Quanti sono? Non si capisce. Mamma mia, sono tantissimi. Sì, sono 27, comprese le ambientazioni. Questi sono gli adesivi da attaccare al volto. Guarda che bello! Dal volto di nostro Mortimer. Quindi adesso procediamo con l'attaccamento delle cose. Io mi metto la caviglia pura. Benissimo. Adesso lo assembliamo, facciamo pulizia. E intanto ci sono anch'io. Ciao. Però sono un po' defilato. Perché... Quindi questa è la testolina a forma d'uovo. E questo si può mettere qui sopra, facendo attenzione a non coprire questo buchino qui sotto, perché ci va il corpicino. Ci va il corpicino, esattamente. Il corpicino va incastrato a questo buchino. Ok? È incastrato, perfetto. Eccolo qua. E adesso mettiamo gli adesivi. Gli stickers. Mettiamo gli adesivi qui. Qui. Eccolo qua. Mettiamo gli adesivi a formare questa superfaccia paurosa. Eccoci qui, ragazzi. Abbiamo messo gli occhietti a questo nostro simpaticissimo mostriciattolo. Guardate un po' quant'è carino. Abbiamo detto che la capigliatura, in questo caso le bende, perché questa è una super mummia, è morbida, è morbidosa. Gli sticker si adattano bene, quindi si attaccano bene, sono belli aderenti, eccoli qua. E non sono degli adesivi veri e propri, cioè sono degli adesivi sì, però sono anche questi sono morbidoni. E fa paura, perché questo è muco, questo è caccoletta. Ah, è muco proprio, è moccioletto, che schifezza. Dai, però è proprio carino. Montiamo l'altro, che qual era quell'altro? È non... Frankenstein. Ah, è Frankie, quindi eccolo, vai, sbaraccalo. Questa è già mezza persa. Non fa niente, è meglio, più facile, ci importa, basta che dentro c'è tutto. Frankie, togli tutto e levate la capigliatura. Va bene, il solito foglietto che ci illustra tutto quanto è il corpo. E adesso montalo. Fai vedere quanto è semplice. Metti il corpo, metti la testa, cioè la testa, i capelli. Un attimino, qua è poco aderente. Ok, dai, vai un attimo. Eccolo, come poco aderente, è perfetto. Hai perfettamente messo. E adesso mettiamo gli stickers. Gli stickers. Staccalo e me passameli, va. Anzi, passamelo, passamene uno. Questo lo mettiamo qua. Giusto? Sì,
Eccolo, dammi un altro. Lo mettiamo qua. Mamma, magari se li metto meglio, ecco. Ma poi guarda che sono comodi proprio. Sono un... ecco qua. Un altro. Cos'è questa? La boccaccia. Questo non c'ha il naso, è tutto completo, è tutto insieme. Guarda che faccia. Guardalo, eccolo qua. Montato. Che io guarda che bello che è. Frankie è il mio preferito. A me ne piacciono tutti e due. Sono belli tutti e due. E poi, una volta che abbiamo montato questi, abbiamo l'ambientazione. Quindi Jack Lanterna oppure Jack O'Lantern con tutte le sue cose. E adesso aprilo. Apriamo il playset. Playset. Mamma, quanto parli bene inglese. Questa è la confezione. Vabbè, l'abbiamo già vista. Dietro cosa c'è? Ci fa vedere gli altri playset. Quali sono? Quelli di Catapult. Quindi Catapult con Kranich. R51, quindi l'area 51 con Spaceship. Questo è Vampire Coffin, Vlad, no. Vlad l'imperatore. Halloween Tree, che sarebbe il nostro, con Jack. Ah, Glow in the Dark è il nostro, quindi si illumina nella notte. Aspetta che ho fatto inquadrature un po' così. Snowy con Frozen Tiger. E questo è Pirate Boat con J.J. Roger. Quindi è Jolly Roger anche, addirittura. Mamma mia, quante cose fighe. Ecco il nostro personaggino. Eccolo qua, però questo non penso che sia così, ci sarà dentro da montare anche, credo sia solo la faccia, vediamo ci saranno gli sticker, vediamo. Quindi sì, esattamente, io ho tolto la testa e il corpo, all'interno però c'è lo sticker, così almeno non ci hanno tolto il gusto di automontarceli, capito? Sì. Io intanto vi faccio vedere, mettiamo gli sticker, ecco qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo così, eccolo qua. Mamma mia, che faccia cattiva Jack Lanterna. E poi mettiamo anche la boccuccia. Lo mettiamo così. Mamma mia, che cattivo che è questo, eh. Guardate un po'. Guardalo. Faccia cattiva. Oh, mamma mia. È bello, eh? Sì. Abbiamo montato il playset, l'abbiamo finito. Di Jack Lanterna con il suo albero sparazucca. Spara la zucca, vediamo un po', fai vedere. Eh sì, spara la zucca. È fantastico, è veramente carino. Sono simpatici e fatti bene. Sono veramente fatti bene. Una cosa particolare è che si possono combinare tra loro i vari set, i vari playset, ed unirli alla torre, alla Monster Egg Tower, che sarebbe poi questa. Vediamo un po' se riusciamo a farvela vedere. Eccola qua, la Monster Egg Tower, per creare un super set pieno di teste d'uovo mostri. Mostruose teste d'uovo. Pieno di Rex. Pieni di Rex. Sono veramente fighi. Sì. Belli, morbidosi, fatti bene, curati. La cosa che mi è piaciuta più di tutti, non so se anche a te è piaciuta tanto, gli occhi, la bocca. Sono fatti bene, non sono degli adesivetti attaccati lì come tanti. Sono proprio 3D, morbidi, aderiscono bene e non si spaccano soprattutto. No. Molto belli. Vi avevamo detto che il nostro Hero Egg Jack Lanterna, Jack O'Lantern, a me piace chiamarlo in italiano Jack Lanterna, anche se lui si chiama Jack O'Lantern. Si illumina al buio, quindi glow in the dark. Noi abbiamo fatto prendere un po' di luce, spegniamo le nostre lucette e vediamo se si vede bene. Ed ecco l'inquadratura al buio. Buio? Dai, si capisce che si illumina al buio. Sì. Ma che inquadratura spettrale. È figo, eh? È bello questo. Non ti spaventa stanotte, eh? No. No, no, dai. Avete visto che si illumina al buio, spara la zucca. Sono super fighissimi, tu sei carino. La cosa bella è che si possono sì combinare come abbiamo detto, ma ci si può giocare anche così, si possono inventare un sacco di storielle, si possono... Tu mi hai fatto notare una cosa. Possiamo levare... Per il corpo di Jack. Possiamo levare la testa. Ok. Levare una testa. Sì. E li combini, quindi hai fatto il corpo mummioso con la testa zuccosa. Eccolo là. Sono il corpo zuccoso e la testa mummiosa. Volendo puoi anche mettere la testa la capigliatura di uno sull'altro. Insomma. Sì, è vero. È vero. Si possono fare un sacco di cose. Veramente, veramente belli. Non me l'aspettavo. Pensavo peggio, devo dire la verità. Sì. Giochi preziosi, un'altra volta un bel lavoro. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!